e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su forse una nuova serie, come potete vedere. Inside, ragazzi, oggi siamo su Inside. Ho visto questo nuovo giochino, non sapevo di preciso di cosa si trattasse, quindi ho deciso di prenderlo. Ebbene, bene, bene, di preciso non so cosa sia questo gioco Inside. Credo sia una specie di horror. Cioè, adesso di preciso non ne ho veramente la più pallida idea. Però, ok, allora, se vedete che sono, diciamo, non proprio al menu principale, il fatto è che in pratica quando stavo 5 minuti fa, appunto, aprendo il gioco, in pratica mi diceva Inside caricamento e mi è andato direttamente a questa, cioè, a questa schermata praticamente del gioco. Non c'è praticamente assolutamente un menu, assolutamente niente praticamente, però ovviamente dovete scegliere sempre voi se volete una serie su questo gioco, perché se no ve lo gioco semplicemente da sola perché sono veramente molto curiosa. Vediamo perché. È partito così, prima di tutto è un gioco in 2D, come potete vedere, molto bello. Non so i tasti, sono soltanto che ovviamente con A si salta e appunto abbiamo due direzioni, ossia destra e sinistra, appunto è un gioco in 2D. Allora, già, vabbè, già ho visto due tizi, quindi credo, suppongo che dobbiamo andare di qua, ma lì c'è qualcuno, vabbè. Cioè siamo tipo circondati, cos'è? Ma noi, ci devi sapere noi. Ah. Noi che cosa siamo? Ah, no, ok, non ci possiamo. Cioè, nel senso, siamo un personaggino. Perché ci troviamo qui? Prima, cioè, questa è la mia prima domanda. Perché ci troviamo in un bosco? Prima di tutto, e per chi sono tutte queste persone? Ci potrebbero fare del bene? Ci potrebbero fare del male? Beh, credo più che altro che ci potrebbero fare del male. Comunque, dobbiamo andare soltanto qui. Merda santa. Ci hanno visto? Oddio, ma c'erano delle maschere, mi sembra a me. Sì, hanno delle maschere bianche. Fanzoli. Scappa, scappa. Scappa, 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 compagni, Alba. Dai, dai. Ok. Un frigo molto sexy. Ma che cavolo stanno facendo qui? Cioè. Sono buoni o cattivi? Certo, credo cattivi, ma. Ok. Ah, ok. Santo cielo, dai. Ok. Dobbiamo sbrigarci perché non so se ci hanno sentito quei tizi, eh. Né quei tizi dietro di noi o questi tizi davanti. Ok, credevo che dovevamo fare piano, adesso non lo so però. Ok, qui c'è d'altra acqua, no, pensavo che era acqua qui. Ok. Che perché c'è una via soltanto, quindi ok. Ok, no, ci arriviamo. Sì, vabbè, ok. C'è grande aurora, bene. Voilà. Ah, ok, forse ho capito, forse ho capito. Ecco appunto, abbiamo sta cosetta. Ok. Spero che nessuno ci abbia sentito, ma non credo che vengano qui. Ok. Caspiterina. No, raga, è bellissimo, cioè. Ok, non credo ci veda perché. Oddio, oddio, scappa! Scappa! Merda, merda, merda! Oddio! Oddio! Un colpo! Tipo l'ho visto correre più veloce di me, ho fatto. Ok. Oddio, oddio! Cioè i brividi. Ok. Possiamo andare? No, non si muoveva più, ho detto dove? Ok. Non mi sembra ci sia nessuno.
Credo e spero, sinceramente. Ok. Ok. In teoria si dovrebbe abbassare da solo se c'è qualcuno. Morta. E ora? Ah, ok. No! Fatti paura, questo comunque non è giusto. Non è scientificamente giusto. No. Oh, dai, passa! Caspiterina! Ah, già mi ha visto! E no, vabbè, però! Qui devo correre, cioè per forza devo correre. Ogni volta che... Oddio. Ho un'idea. Aspettiamo se passa, aspettiamo un minutino. Passerà prima o poi. Non credo che passerà. Ok, sa... Ok, no, in realtà pensavo che quelle rocce ci potessero dare un riparo, ma in realtà non è così. Quindi dobbiamo comunque continuare a scappare, credo che... Poi ovviamente ci sarà una parte dove potremmo riposarci un attimino. Comincia a scappare velocemente perché non dobbiamo fermarci, caro signore. Dai. Ehi, c'è caputo putu! Raga, non capisco. Allora, noi andiamo avanti, ma se non c'è un cavolo da fare, cosa dobbiamo inventarci? Ok, allora io adesso ci provo. Ok, se ne sono andati. Quindi ora noi possiamo andare in santa pace, avanti! Ok. Ma che poi non so con cavolo ha fatto a colpirmi, cioè, mi ha shottato, scusa. Ok. Devo vedere che succede, ma i fari a una macchina non si spengono, cioè. Così sprecate la batteria, eh. Merda! Scappa, brutto sotto! Ok. Sono molto felice di questa cosa che è successa. Sono molto felice. Scappa, 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 compagna. Vedi che anche lui è molto felice. E sì, vabbè, però io ho cliccato. Ragazzi, vedete come si gioca bene a certi giochi molto educativi di come uccidere la gente. Salta ora. Salta, salta. Questo è il nuovo metodo incredibile. Non mi importa niente. Ah no, ok, invece mi doveva importare. Sì, ma se quello sta lì, quell'altro sta lì, io sto lì, dove vado? Cioè, insomma, andrà che tu dici, ok, volo, me ne vado a spasso. Mai! Ah, ok, pensavo che mi stava sparando, ho detto, non è giusto. Molto veloce. No, 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 mi sparare, non ci provare nemmeno, brutto zozzo. Eh sì, vabbè. No, 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 no. No, beh, però non mi far vedere sta scena. Scusate. Ok. Sono in ansia. Oh, no, da qui no. Oh, da qui no. Oh, oh.
non ci voglio credere. No, non ci voglio credere. Cioè, prima non mi sono inciampata lì. E caspita. Allora, vediamo dove sono queste robe che potremmo inciampare. Allora, ce n'è un'altra lì poi. Ok. Poi ce n'è anche un'altra dopo, giusto? Oh, caspiterina. Perché sono i cani, allora. Ah no, ok, pensavo... Oh no, io odio l'acqua nei giochi, raga, vi dico solo questo. E vabbè, però... Sì. Ah, ma abbiamo... Cioè, possiamo nuotare forever. Ah no, sono morta. No, nuotare forever. Sono morta. No, niente. Ah, ok, da qua. Ok. Cioè, ma io come faccio a sapere quanto ossigeno ho alla fine? Cioè, mi serve saperlo perché io odio la morte nell'acqua ai giochi, ok? La odio, cioè, è la morte peggiore secondo me. Ma che sono? Porcellini? Sono maiali questi, eh? Ok, vabbè, comunque. Papà. Già è molto più rassicurante in questo momento. Sì, sta piovendo, ma finché non incontriamo nessuno mi piace questa storia. Oddio, scemo. Ok. Ho paura in mezzo al grano, sapete? Ok, una bellissima fattoria. Ok. Ma qual è lo scopo di questo gioco? Cioè, inizia così, senza una trama e senza niente. Io vorrei sapere che cosa significa tutto ciò e perché siamo qui. Poi tutte queste robe morte, tutti questi maiali morti. Che cavolo è? C'è una strage di maiali qui. Ma che sono? Cioè, mi seguono? Lo faccio così? Ok. Comunque avevo visto la corda. Ma non capisco cosa sono quei tizi, cioè. C'è qualcuno? Oddio, che paura! Ok, là ho visto una leva che sicuramente dobbiamo tirare. Però vorrei un attimo vedere. No, ok, dobbiamo per forza... Forse... No, ok, niente. Dobbiamo per forza tirare la leva. Sinceramente... Purtroppo non posso andare né avanti né indietro. Allora, non so cosa fare, ragazzi. Dobbiamo cliccare da tutte le parti. Questo non fa niente. No, dobbiamo cliccare perché qualcosa succederà prima o poi. Venite, signori. Non so cosa potrebbero servire. Venite qui. Siamo in festa. Aiutatemi a tirare le leve. Aiutatemi su. Ma sono pulcini, raga. Venite. Ma entrano in quel tubo, magari? No. Fatemi da scala. Fatemi da scala, ragazzi. Dai.
Venite, fatemi da scala, almeno salgo. Non saprei. Ragazzi, datemi una mano. Ah, ecco, che cavolo è successo? Oddio, che paura. Ok. E quindi cioè, e poi questi pulcini. Allora, forse ho capito perché devo far cascare. Oddio. Devo far cascare sicuramente questa palla di fieno. Però, sicuro non è abbastanza potente. Cioè, non è abbastanza forte. Ma non mi sembra che di qui ci sia qualcos'altro che potrebbe esserci utile a questo scopo. Forse qua sopra. Proviamo a risalire. No. Non mi sembra ci sia niente. Non lo so, un maiale. Boh. Che cosa potrebbe esserci utile? Qui è praticamente tutto vuoto, quindi sicuramente non ci servirà niente. Ma io credo che questi pulcini in qualche modo potrebbero esserci utili. Ma non so in quale modo, nel senso, lo scopo di aprire la porta qual è? Che io faccio così. Ragazzi, forse ho capito. Allora, questa cosa aspira. Quindi forse dobbiamo mettere i pulcini dentro. Però non saprei. Allora, me li faccio tutti circondare, ok? Ok. Vai, vai. No. Vai, vai, vai. Dovete andare di là. Sciò, sciò. Sciò. Ah, vado di qua. Ok. Me li faccio tutti circondare. Poi salto, me ne vado, corro, corro, corro. Ah, poverini, ma sono morti. Ah no, ok, non sono morti, perfetto. Ok. E quindi ce l'abbiamo fatta. Ma i pulcini rimangono lì. Mi dispiace, poveri pulcini. Però vabbè ragazzi, possiamo fermarci a questo episodio. Ovviamente dovete farmi sapere se volete appunto che vi porto un altro episodio o meno. Ovviamente dovete farmelo sapere con un mi piace e con un commento. Comunque direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!